Cosa c'è di più emozionante che provare un'auto da corsa? Il poterla guidare in una gara. Questo è quello che Seat mi ha proposto offrendomi il volante in una delle due prove della Leon Cup, uno dei trofei monomarca più competitivi ed impegnativi del panorama motoristico nazionale. Forse non tutti lo sanno, ma da anni Seat è protagonista sui circuiti italiani con due monomarca, la Ibiza Cup e la Leon Cup, oltre a partecipare al campionato italiano turismo. La Leon Cup si disputa con la versione racer spinta dal 2000 turbo da 340 cavalli, completamente modificata in ogni aspetto per renderla adatta all'impegno in pista. Non passa certo inosservata per le carreggiate allargate, l'ampio alettone posteriore che esce dal lunotto e per lo splitter anteriore. L'interno è spogliato di tutto, c'è solo il sedile omologato e il roll bar per arrivare ad un peso totale di 1190 kg e tutte le informazioni sono sul piccolo display con le utilissime luci colorate che indicano il momento della cambiata. A confermare lo stretto legame con la produzione, il cambio, un DSG a 6 rapporti tarato per l'uso sportivo. Eccomi quindi a vivere l'esperienza completa, confrontandomi direttamente con i piloti che abitualmente partecipano al campionato e divido il volante con il collega Francesco Neri. Ognuno di noi disputerà una gara. I primi passi sono per conoscere e scoprire la Leon attraverso una sessione tecnica con l'ingegnere di pista. Si passa poi alla pratica e si fa presto a dire che Monza è la pista di casa. Molti, sbagliando, pensano che il circuito lombardo sia facile perché in fondo ci sono solo poche curve. Sì, ma che curve! È un tracciato di quelli vecchio stile, non solo con velocità di punta altissime, ma con staccate durissime, tanta ghiaia all'esterno, soprattutto alle due di Lesmo che per tutto il weekend ho guardato con molto rispetto. Insomma, non è il posto per fare apprendistato. Scopro subito che la Leon Racer ha un limite altissimo e trasmette molta sicurezza, nel senso che va più forte di quanto io sappia fare. Più impegnativa la gestione delle frenate, visto che si arriva alla variante alla fine del rettilineo di partenza ad oltre 240 km orari e che è meglio usare il piede sinistro, cosa che richiede una certa sensibilità. I tempi ad ogni passaggio scendono, segno evidente che il feeling aumenta e riduco il gap con i migliori a livelli più che accettabili. Alla fine porto a casa un 12° posto e riesco a non farmi doppiare, soddisfatto del risultato e con tanta voglia di riprovarci. Per la cronaca, le due gare di Monza sono state vinte da Kevin Gioconna e Nicola Baldan, con quest'ultimo che si è aggiudicato il titolo nazionale.